E benvenuti a Shopping Compulsivo. Quest'oggi siamo qui per video recensire un ennesimo ordine che ho fatto. Questa volta mi è stato chiesto dal venditore stesso di specificare meglio i prodotti, perché non è il primo che acquisto della loro serie. Hanno la mia mail e quindi hanno deciso di scrivermi. Cos'è questo? È un trapano avvitatore della TAC Life. Il modello è PCD01B, è un trapano a batteria da 12 volt, è più un avvitatore, come si usa dire in questi casi. È uno dei prodotti con la quale mi sono trovato molto bene, l'avevo già video recensito con altri prodotti, non da solo, e avevo piacere di video recensirlo insieme, nello specifico, quindi solo lui. Non farò prove pratiche, polvere e cose varie, perché comunque mi uccidono a casa, però volevo vedere insieme a voi il tutto. Allora, abbiamo un intoppo, già abbiamo un intoppo, vediamo se c'ho le chiavi. Chiavi ce l'ho, vediamo se riesco a far saltare via la fascetta. Ok, fascetta saltata. E devo dire, l'ho preso più di un anno fa lo stesso prodotto e ridotto in condizioni sporco, sporchissimo, però è ancora funzionante al migliore dei modi. Guardiamo insieme qui cosa c'è nella valigetta. Abbiamo già delle punte, un adattatore per questi sistemi e questo qui che è una figata, in pratica serve per poter effettuare un foro o avvitare qualcosa con una curva. Qui abbiamo un pratico manuale in quale lingua. Ve lo dico subito, abbiamo in inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano e cinese, ed è un buon manuale. Abbiamo ancora un sacchettino con varie punte per avvitare, vedo che l'altra volta non c'erano, abbiamo delle Torx, un Philips, cioè con la stella, quello fisso, i soliti giraviti, abbiamo il caricabatterie e qui abbiamo il trapanino, adesso questo qui poggio via, scusate se esco fuori campo, andiamo a tirare fuori il signorino e lo noto io già dai materiali, i materiali sono buonissimi, abbiamo un mandrino in alluminio, potete sentire magari dal suono, la batteria removibile da qua sotto, la batteria è da 2000 mAh. Sono riuscito a farci un bel po' di lavori con 2000 mAh, quindi devo dire che sono soddisfatto. Abbiamo la luce davanti, che è una cosa molto buona. Due velocità e... Così è... No, due velocità, due sistemi. Ok. Molto comoda e molto comoda anche lateralmente qui l'indicatore della batteria. Vedete? Qui all'interno possiamo sempre vedere il motore, le scintille che fa. In versione di marcia abbiamo il pulsantino qui laterale, tic tac tic tac, non so se riuscite a vederlo anche così magari. E mettiamolo un attimino, allora adesso era su avvitatore, mettiamo su trapano e vediamo un attimino se... Il mandrino chiude perfettamente fino a essere piccolo piccolo piccolo, quindi riusciamo a mettere qualsiasi tipo di punta, anche delle più piccole. Mettiamo su uno. Devo dire che come trapano pronto all'uso da tenere qui per abitare mensole o fare anche qualche piccolo foro nei muri, anche con una punta da 10 tranquillamente, io l'ho trovato molto molto utile. In casa è un must, cioè in casa riesco a fare qualsiasi cosa, a partire dai giocattoli da svitare e riavvitare, a qualche piccolo servizio, alle mensole che ho montato, alle tende che ho montato qui in camera. Devo dire che ne sono totalmente soddisfatto e è un ottimo prodotto, ma davvero, ragazzi, voi su Amazon potete acquistarlo e nel caso in cui non vi piace il prodotto può essere rimandato indietro, ma credetemi, è un buon prodotto, una buona qualità, lo si sente, non ha alcun rumore di gioco, è ben saldo, la batteria è ben salda, non ha rumori simpatici come si dice nel campo audio.
E nulla. Questo è il trapano della Tech Life. Se vi è piaciuto il video, like, iscrivetevi al canale e ci vediamo per il prossimo video. Ah, mi raccomando, commentate e suggeritemi quale video vorreste farmi fare o quale prodotto volete farmi recensire. Ci salutiamo, ci vediamo per la prossima volta. Ciao a tutti!